Ragazzi, buongiorno. Oggi ci occupiamo di un'esperienza di laboratorio di cinetica classica. Nella fattispecie studieremo la cinetica di una reazione fotocromica. Il fotocromismo è la proprietà che hanno alcune molecole in seguito all'eccitazione con radiazione elettromagnetica ad una data lunghezza d'onda di sviluppare un colore. L'esperienza riguarda in particolare questo composto, che è uno spirochirano, che ha questa forma chiusa, che una volta irraggiato in particolare intorno ai 350 nanometri, quindi nell'UV, dà luogo a una forma aperta che ha la struttura tipo di un colorante cellina, che è colorato. Questo è l'isomero MC che mostra dei colori. Colori nel visibile, quindi assorbe nel visibile questa forma aperta, e una volta che la luce viene tolta, quindi l'eccitazione nell'ultravioletto viene tolta, termicamente questa forma aperta che genera un colore, campo del visibile, torna spontaneamente verso la forma chiusa, in colore dell'isomero N. Dal punto di vista dello studio cinetico di questa reazione, poiché la conversione da questo isomero a questo è estremamente rapida, quello che studieremo in realtà sarà la, se volete, esercitazione, cioè passaggio da questa forma aperta a questa chiusa, e studieremo la cinetica di questa reazione andando a misurare una proprietà che dipende dalla concentrazione, ossia l'assorbanza della specie colorata. Abbiamo visto nelle lezioni teoriche che nella maggior parte dei casi gli studi cinetici prevedono la raccolta di dati di concentrazione in funzione del tempo o, come vi ho detto, di proprietà che sono correlate alla concentrazione. Nel caso specifico noi studieremo l'andamento dell'assorbanza in funzione del tempo di questa forma via via che si riconverte forma colorata, via via che si riconverte alla forma chiusa di isomero N che è in colore. Per cui l'esperimento prevederà innanzitutto di eccitare con una lampada nell'ultravioletto questa forma per renderla colorata. E questo sarà un processo che facciamo in maniera pressoché istantanea di sicurezza. E poi raccoglieremo dei dati di assorbanza in funzione del tempo via via che questo si decolora. La formazione di una colorazione da parte dell'isomero N una volta che viene irraggiato nell'ultravioletto e genera l'isomero colorato tipo cellina MC ha anche un'influenza rispetto all'ambiente in cui si trova disperso il composto, lo spirochirano. Qui vedete un elenco di 6 solventi. Questi 6 solventi sono quelli in cui noi abbiamo disciolto un pochino di spirochirano e, come vedete, potete riconoscere i solventi con gradi di polarità diverso. Ora, nell'esperimento che andremo a effettuare, lo studio cinetico della decolorazione del complesso, del composto fotocromatico, verrà fatto in ciascuno di questi solventi. Come avete visto nella formula, della forma aperta colorata, è una forma polare, e come vedete in alcuni di questi solventi alcuni sono particolarmente apolari, alcuni sono più polari. Ecco, la cinetica di decolorazione ha una dipendenza anche con l'ambiente in cui si trova presente il composto fotocromico. In particolare si può formare uno stritterione che rende il passaggio e il ritorno, fondamentalmente dovuto semplicemente alla temperatura, dalla forma colorata a quella in colore originario, l'isomero N, più o meno lenta. Ovviamente, se siamo in un solvente polare, dovremmo aspettarci che questa cinetica sia più lenta. Per cui, dal punto di vista pratico, lo studio della decolorazione raccogliendo misure di assorbanza in funzione del tempo, che saranno chiaramente delle diminuzioni di assorbanza, l'abbiamo detto, perché il composto torna nella sua forma chiusa decolorata, avremo degli andamenti che sono diversi a seconda del solvente in cui si trova il composto. Per cui, a seconda del solvente in cui si troverà presente lo spirochirano, le cinetiche saranno differenti, saranno più o meno lente, proprio in seguito all'eventuale formazione di zwitterioni. Per cui l'esperimento prevederà la raccolta di misure di assorbanza in funzione del tempo dopo l'attivazione
decomposto colorato sotto lampada UV, raccoglieremo queste 6 misure di assorbanza in funzione del tempo che saranno i dati cinetici che correleremo alla concentrazione della specie in funzione del tempo. Una volta che avremo in mano questi dati cinetici che io vi fornirò, voi dovrete determinare l'ordine di reazione e la costante cinetica per tutte e 6 le reazioni attraverso un metodo grafico utilizzando le forme integrate delle leggi cinetiche che abbiamo visto nel corso teorico. Vi anticipo che o è di forma di ordine 1 o di ordine 2 rispetto alla concentrazione della specie. Come sempre, come vi ho anche detto a lezione, noi non stiamo misurando la concentrazione del prodotto, noi dobbiamo riportarci alla legge cinetica la concentrazione del reagente. Vedremo poi come vanno manipolati i dati affinché voi possiate determinare l'ordine di reazione e la legge cinetica. L'ulteriore esperimento che poi faremo sarà quello di determinare l'energia di attivazione della reazione. Come abbiamo visto sempre a lezione, la costante cinetica dipende essenzialmente con la temperatura, con un andamento tipo Arrhenius. E abbiamo anche visto che un modo per determinare l'energia di attivazione è di raccogliere dati di costante cinetica a varie temperature, fare poi un grafico del logaritmo della chi in funzione della temperatura posta come 1 su t in Kelvin, poiché l'Arrhenius prevede che la chi sia uguale all'esponenziale di meno delta E su kt, rt se usate la mole. Per cui per una di queste reazioni noi raccoglieremo dei dati a 4 temperature diverse e vi forniremo quindi queste curve da cui voi dovrete ricavare le costanti cinetiche della medesima reazione alle 4 temperature diverse e poi determinare l'energia di attivazione come abbiamo imparato nel corso teorico e negli esercizi. Qui ragazzi vedete 6 matraccini che contengono lo spiropirano, il composto fotocromico, nei 6 solventi che abbiamo visto. Quindi etanolo, cicloesano, isopropanolo, acetato di etile, toluene e acetone. Dal punto di vista sperimentale quello che faremo, vi ho già detto, è di mettere queste soluzioni sotto la lampada UV, far avvenire la reazione, la formazione del composto dell'isomero aperto colorato e poi misurarne l'assorbimento, l'assorbanza. Adesso vi faccio vedere a titolo d'esempio com'è la formazione del colore di uno di questi. E poi vi manderemo appunto nel video, vi faremo vedere la formazione del colore di tutti. Allora, per esempio, io prendo il matraccino dell'acetato di etile, questa lampada emette appunto a 365 nanometri, quindi nell'UV, io metto il composto in colore e in base a quello che abbiamo visto prima si deve formare la specie colorata aperta. Ecco qui. Vedete, qua si vede meglio. L'eccitazione con la radiazione elettromagnetica nell'UV ha promosso la formazione della specie tipo cianina colorata e che ha questa colorazione viola, quindi chiaramente nel visibile, e noi andremo a seguire poi la decolorazione di questa specie.
Come avete visto, abbiamo raccolto un video solo di 3 minuti da quando le abbiamo irraggiate, adesso tanto tempo sta scorrendo, potete notare subito che alcune di queste, di questi solventi, in cui c'è lo spiropirano, si sono già completamente decolorati dopo 3 minuti e mezzo, cicloesano, citrato di etile e anche già parecchio il toluene e l'acetone. Notate come invece etanolo e 1-propanolo mantengono ancora un colore piuttosto intenso. Già questo, e anche l'acetone tutto sommato, già questo vi fa capire quali sono le reazioni che ha una cinetica più lenta o più veloce di decolorazione. E questo si ricollega a quanto abbiamo detto prima rispetto alla polarità del solvente e alla formazione dello zio interiore. Come abbiamo detto prima, la misura che dovremo raccogliere sarà di andamento di assorbanza in funzione del tempo, ma per fare questo tipo di misura noi dobbiamo definire a che lunghezza d'onda andare a raccogliere i dati di assorbanza per ciascuna solvente in cui è disciolto lo spiropirano. E come avete visto prima, nei 6 solventi si formano 6 colorazioni diverse, per cui per tutti e 6 i solventi dobbiamo determinare il massimo di assorbanza del complesso, e questo lo faremo con uno spettrofotometro a doppio raggio che vedete qua, che è anche termostatato, questo per poi raccogliere dati in funzione della temperatura per l'Arrhenius. Il software, come vedete qua, vi permette di fare una serie di misure diverse, e quelle che interessano a noi sono la spectrum measurement, che vi permette di raccogliere l'assorbanza in funzione della lunghezza d'onda e determinare quindi il massimo di assorbimento per ciascun solvente, e poi invece per quanto riguarda la cinetica noi faremo una time course measurement, cioè ci fisseremo ad una lunghezza d'onda specifica che avremo determinato precedentemente e raccoglieremo i dati di assorbanza in funzione del tempo. Come vi ho detto prima ragazzi, lo spettrofotometro è uno spettrofotometro a doppio raggio, quindi abbiamo un alloggiamento per la cuvetta che contiene il campione e uno per il bianco. Qui vedete i 6 solventi che abbiamo usato: etanolo, cicloesano, acetato di etile, 1-propanolo, toluene, acetone. E ovviamente per ogni esperimento che io e Federica abbiamo fatto, nell'alloggiamento del bianco c'era il corrispondente solvente in cui era sciolto lo spiropirano. Abbiamo adesso inserito un bianco qui che abbiamo chiuso, e adesso quello che facciamo è mettere un po' del composto presente. Abbiamo scelto l'acetato di etile all'interno della cuvetta dello spettrofotometro, irraggeremo il contenuto sotto la lampada che è accesa. Questa lampada, come vedete, è accesa a 365 nanometri. Poi rapidamente inseriremo la cuvetta dopo il raggiamento dello spettrofotometro e raccoglieremo la misura di assorbanza in funzione della lunghezza d'onda. Mentre raggiamo, cerchiamo anche di miscelare un pochino il contenuto della cuvetta per omogeneizzare poi il colore. Adesso vedete, si è formato la colorazione che abbiamo visto prima, viola. Inseriamo all'interno dello spettrofotometro, chiudiamo e facciamo start qui dal software. Guardate, adesso stiamo raccogliendo la misura del complesso dopo averlo colorato in acetato di etile. Questa è una misura, vedete, in funzione della lunghezza d'onda di assorbanza. Vedete la formazione di un massimo. Ecco, adesso la bella scala è quella un po' bislacca del software. Ecco, e qui vedete adesso la curva dell'assorbanza. Adesso con una mano sola faccio un po' fatica. Ecco, vedete, qui c'è un massimo di assorbanza che è quello al quale poi ci metteremo per fare le misure di assorbanza in funzione del tempo. Ecco, il massimo attraverso software processing, peak process, peak find, vedete, lui mi permette peak top, io faccio execute e lui mi dà, vedete, 578. Vedete qui la curva verde, la linea verde, aspettate che ingrandisco un po', vedete,
lui ha trovato il massimo, ci dà il valore a 578 nanometri. Quindi per l'acetato di etile il massimo dell'assorbanza dello spiro pirane in acetato di etile c'è a 578 nanometri. Adesso ragazzi siamo passati invece all'altra tipologia di misura che vedete qua, time course measurements. Vedete che adesso avete sulle ordinate l'assorbanza e sulle ascisse adesso avete il tempo in secondi. Quindi io adesso qui sarò io a impostare i parametri di misura. E qual è il parametro? Vedete, parameters. Il parametro importante qua da definire adesso è la lunghezza d'onda. E imporrò qui adesso la lunghezza d'onda che abbiamo ottenuto prima e misureremo quindi l'assorbanza in funzione del tempo alla lunghezza d'onda del massimo dell'assorbimento. Ecco ragazzi, adesso qui ho impostato i parametri per la raccolta dell'assorbanza in funzione del tempo. In particolare, vedete, ho fissato la lunghezza d'onda fissa, scusate il gioco di parole, di 578 nanometri, che è quella che abbiamo ottenuto nell'esperimento precedente. Raccolgo misure quindi di assorbanza in funzione del tempo, ho impostato un tempo limite di 300 secondi, mi aspetto che la reazione qua sia piuttosto veloce, che come abbiamo visto anche prima visivamente dalla decolorazione dei matraccini, e gli dico anche di raccogliere un punto ogni secondo. Ho varie opzioni, qua uno ogni 2, ogni 5, ogni 10, poiché questa è una cinetica mi aspetto veloce, gli dico raccogli velocemente un punto ogni secondo. E quindi abbiamo impostato i parametri e siamo pronti per realizzare l'esperimento. Ecco, partiamo, Federica ha inserito la cuvetta dentro lo spettrofotometro e siamo partiti con la misura. Vedete, l'assorbanza diminuisce molto velocemente perché abbiamo detto che la cinetica è piuttosto veloce. Vedete adesso il tempo reale, vedete come va giù. Quindi questa assorbanza che sta diminuendo, perché? Perché il complesso si sta decolorando, quindi si sta tornando indietro all'isomero, quello chiuso. Quindi vedete, noi stiamo studiando la concentrazione di questo prodotto, dell'isomero appunto colorato, e poi da questo ricaveremo la cinetica della reazione. Ecco, vedete, delle leggere fluttuazioni come in questo caso sono in parte dovute, anzi solamente dovute a una decolorazione non omogenea nella lunghezza della cuvetta, però vedete che sono complessivamente la curva ha una forma che voi adesso già occhio dovreste capire che cinetica ha questa reazione. Possiamo anticipare, lo vedremo meglio dopo, che poiché noi stiamo misurando una proprietà che dipende dalla concentrazione del prodotto, dobbiamo poi riportarci alla concentrazione del reagente. Per fare questo utilizzeremo il grado di avanzamento della reazione. Per ottenere il grado di avanzamento della reazione ci servono delle concentrazioni iniziali e delle concentrazioni finali. Ecco perché è piuttosto importante andare a avere più o meno l'andamento della reazione fino a un punto asintotico, dove immaginiamo che quella che è la cosiddetta assorbanza al tempo infinito, che abbiamo visto anche in alcuni esercizi. Vedete, adesso la curva si appiattisce, adesso noi ci fermiamo fra un pochino, è inutile raccogliere molti dati. Quando la curva diventa piatta, quando l'assorbanza è pressoché zero, adesso quindi qui il minimo della curva è 0,1 come assorbanza. Il software ha automaticamente aggiornato, adesso noi
vedete che adesso la curva è pressoché piatta, quindi noi possiamo anche interrompere. Vedete che bel andamento, che voi potete finire la frase perché sapete che tipo di andamento è e sapete già quindi anche solo a occhio qual è l'ordine di reazione. Ok, possiamo interrompere qui la misura con stop e questo è il grafico che abbiamo ottenuto. Grafico complessivo che abbiamo ottenuto, questo è un altro software che vi permette di fare un po' di analisi di dati. Questa è la classica misura che io vi fornirò, dalla quale voi ricavare l'ordine di reazione e la costante cinetica. Allora ragazzi, le misure che vi manderemo, cioè le 6 misure di assorbanza in funzione del tempo, dello spiropirano e 6 solventi, sono state tutte raccolte a 22 gradi centigradi, perché questo termostato è connesso con lo spettrofotometro e con l'alloggiamento delle cuvette, ok? E quindi con questi tubi noi possiamo fare misure a temperatura controllata. Per quanto riguarda una reazione per la quale dovrete determinare l'energia di attivazione, in quel caso lì abbiamo fatto la misura a 4 temperature diverse, variando la temperatura sul termostato. Si fa in questo modo, qui per esempio imposto 25 gradi, questa manopola vi permette di fare una regolazione grossolana, questa più fine. Ecco, troppo fine. Ecco, posto 25 gradi, lascio display. Adesso vedete HIT, si è acceso HIT e lui impiega qualche minuto, scalda l'acqua del termostato che poi è connesso all'alloggiamento della cuvetta e quindi possiamo raccogliere le misure di assorbanza in funzione del tempo a temperature diverse. Bene ragazzi, abbiamo così concluso l'esperienza di laboratorio. Io vi fornirò i seguenti dati. Vi fornirò 6 set di dati di assorbanza in funzione del tempo corrispondenti a ciascun solvente in cui disciolto il composto fotocromico. Da questi 6 set di dati voi dovete determinare l'ordine di reazione e la costante cinetica da chi. Il trattamento di dati in particolare che dovrete fare è il seguente: non potete usare direttamente l'assorbanza, perché si riferisce al prodotto, piuttosto utilizzerete il grado di avanzamento della reazione, che viene così definito, dove avete ADT e l'assorbanza al tempo T, quindi l'assorbanza in funzione del tempo, a infinito l'assorbanza a plateau, quindi all'ultimo tempo che abbiamo registrato, A con 0 l'assorbanza iniziale e di nuovo a infinito l'assorbanza plateau. Sarà X il grande avanzamento che voi utilizzerete per analizzare i dati e ottenere l'ordine di reazione della costante cinetica. Sappiamo dalle lezioni teoriche che abbiamo fatto che se vogliamo verificare l'ordine 1 porrete in grafico logaritmo del grado di avanzamento contro il tempo, se invece volete determinare appunto l'ordine 2 non farete l'inverso del grado di avanzamento. In questo modo potete verificare il grado, l'ordine della reazione. Dalla pendenza ricavate la costante cinetica e questo lo farete per i 6 set di dati. Determinerete anche invece l'energia di attivazione per una reazione specifica in cui abbiamo raccolto 4 set di dati di sempre assorbanza in funzione del tempo, in quel caso lì ricaverete ovviamente la costante cinetica, le 4 temperature, e poi farete il grafico che conoscete del logaritmo della costante cinetica contro 1 su t, d'accordo? E dalla pendenza, meno e con a diviso rt, potete ricavare l'energia di attivazione della reazione con lo specifico solvente, però questo dovrebbe essere appunto piuttosto ininfluente, d'accordo? Poco influente. Bene, questo è quanto, grazie.